Sono mesi che la cercavo, era esaurita praticamente ovunque, ma finalmente, grazie ad un restock di Amazon, ho qua la base di ricarica ufficiale Sony per i DualSense, quindi andiamola ad unboxare. Eccoci qua, taglierino alla mano. Iniziamo ad aprire il pacco. Ok. Via la scatola, così abbiamo più spazio. Forse mi servirà ancora il taglierino, quindi lo tengo qua. Ed ecco qua come si presenta la scatola esterna della nostra DualSense Charging Station. Naturalmente qua dietro ci mostrano che possiamo ricaricare fino a due DualSense per volta. Poi all'interno leggeremo se ci sarà scritto in quanto tempo ricarica, perché qua mi pare di vedere che no, non c'è scritto. Ok, allora io ragazzi potevo acquistare una base di terze parti? Sicuramente sì, visto che questa era quasi introvabile, ho aspettato diversi mesi, ma ho voluto prendere questa originale per due motivi. Intanto perché ho già acquistato quella per i DualShock di PlayStation 4, quindi la vecchia versione, e mi sono trovato estremamente bene, sia per la semplicità di utilizzo, in quanto basta davvero appoggiare il controller senza dover andare a cercare gli ingressi di tipo C, eccetera, eccetera, ma soprattutto perché ho una certa fobia verso i prodotti di terze parti che ricaricano dispositivi in generale. Quindi difficilmente mi rivolgo a produttori terzi per carica batteria, anche per esempio per il telefono o per la stessa Nintendo Switch, visto che ho dovuto comprare un alimentatore esterno. Ho preso sempre quello originale. Questa è la mia fobia, ripeto, non sto dicendo che le basi di terze parti non funzionano, per carità, però la garanzia che mi dà Sony è sicuramente maggiore, mi fa dormire sonni tranquilli. Ecco, non vorrei rischiare di andare a rovinare i DualSense. Allora, andiamo ad aprire la scatola. Qui c'è un bel adesivo intanto, quindi vediamo se devo rompere oppure si può staccare. Incredibile. Ok, perfetto. Allora, apriamola. Credo, ecco infatti, sotto sopra. Bene, scatola da una parte. Altra scatola, ecco qua il manuale di istruzioni. Questo è l'alimentatore esterno, perché si alimenta appunto attraverso una spina, una presa a muro e non tramite cavo di tipo C. Per molti questa cosa qui potrebbe essere un difetto, in realtà per me non lo è, perché preferisco utilizzare una presa a muro piuttosto che andare ad occupare le porte sulla PlayStation o sul computer. Allora, tiriamo fuori la nostra base. Dove sei? Apertura. Eccoti. Voilà. Facciamo un po' di spazio. Eccoci qui. Allora, diamogli un'occhiata un po' più da vicino. Naturalmente ricorda tantissimo una PlayStation 5 in miniatura, quindi questa cosa del riprendere il design è senz'altro apprezzata, così se la andiamo ad accostare vicino alla nostra PlayStation 5, insomma, risulterà tutto più gradevole alla vista. Questi qua sono gli agganci per i controller, che come vedete basterà appoggiare qui e spingere un attimino, si sentirà un click che dovrebbe garantire, insomma, stabilità e la ricarica degli stessi. Ok, beh, è molto semplice. Qua abbiamo l'ingresso per andare ad attaccare l'alimentatore, dopo lo farò, così proveremo la base e basta, tutto qui. Ok, il cavo l'ho attaccato, adesso è stato posizionato qua in maniera super provvisoria. Prendiamo il DualSense e andiamolo ad inserire sulla base. Perfetto, vedete che
non ci ho messo tanto, perché non c'è bisogno di andare a cercare il buco o non buco. Vi basterà avere un po' di accortezza nel metterlo più o meno al centro e poi ci entrerà da solo, perché ha la parte incava che in qualche modo vi guida. Adesso si è spento perché credo che il controller sia già carico al 100%. Comunque, una cosa che vi volevo far vedere invece, che è molto importante, è questa, ovvero con la cover in silicone non si può ricaricare il DualSense. Questo per me è un problema abbastanza grave, perché mi piacciono le cover in silicone, ormai mi ci sono abituato, mi trovo benissimo, hanno un grip fantastico, ma come la mettiamo con questa base? Non è che tutte le volte sto a togliere la cover per poi rimetterla, insomma no, mi verrebbe davvero troppo scomodo. Ma ci sarebbe una soluzione alternativa, che non è quella di utilizzare il DualSense senza cover, ma più o meno. Infatti abbiamo la possibilità di acquistare, sempre su Amazon, delle skin particolari che non vanno ad intaccare la parte sotto, perché si mettono qua intorno e basta, e servono naturalmente per migliorare il grip, ma non proteggono e non danno comunque lo stesso grip di una cover in silicone. Per cui questo è un gran peccato. Alla fine avrebbero potuto allargare leggermente questa zona qua. Evidentemente Sony o non ci ha pensato, ma mi risulta molto difficile crederlo, oppure semplicemente se n'è altamente fregata, per non dire qualcos'altro, di questa cosa. Anche perché lo stesso problema c'era nella base di ricarica per i DualShock su PlayStation 4. Quindi si vede, ragazzi, che Sony non vuole che i propri utenti utilizzino delle cover in silicone. Quindi quali sono le soluzioni se vogliamo utilizzare questa base di ricarica qui? Beh, innanzitutto la più banale, ovvero non mettete delle cover sul DualSense. L'altra potrebbe essere quella di utilizzare delle skin, quella di cui vi parlavo poco fa e di cui vi porterò un video nei prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati, mi raccomando. Altrimenti vi dovete necessariamente rivolgere a produttori di terze parti per quanto riguarda la base di ricarica, perché sembrerebbe che ce ne sia almeno una su Amazon che permetta la ricarica anche con le cover. In realtà questo è un grande plus, ma io preferisco la base di ricarica ufficiale per i motivi che vi ho già accennato. Una cosa negativa che mi ha lasciato abbastanza interdetto è che la velocità di ricarica non è maggiore rispetto alla ricarica tramite cavo di tipo C. Credevo che fosse più veloce, in realtà, ma a quanto pare non lo è, o almeno così ho letto su internet, e quindi ci fidiamo. Per il resto i materiali sono davvero ottimi, fa la sua figura vicino alla PlayStation 5 e fa quello che deve, quindi ricarica i nostri DualSense con un tocco di stile. Bene, io direi che per questo video è tutto, vi aspetto nel prossimo, magari proprio con le skin per il DualSense, quindi mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione, e noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.